non entriamo nell'ambito di quella che è la disputa scientifica, anche perché da quello che tutti quanti sanno, per l'Unione Europea la dimostrazione del nesso tra presenza di xylella fastidiosa e disseccamento non è un fattore importante. Non è un fattore importante perché per l'Unione Europea, anche se una pianta nella zona tampone dovesse avere uno stato di salute normale, se proprio sintomatica, ma con la presenza di xylella fastidiosa, ma che dobbiamo affrontare, è un problema che va affrontato su due aspetti: da un lato nella zona infetta, quella che è stata definita zona infetta, cioè da Ostuni praticamente fino al capo di Leuca, esiste un problema non diffuso in maniera isometrica, cioè non è a macchia di leopardo, esiste un problema legato al disseccamento, quindi una perdita di produttività dell'olivo. E come giustamente è stato definito, risponde a un complesso di cause. La presenza di xylella fastidiosa però fa scattare quelle che sono una serie di norme definite prima dall'Unione Europea e poi recepite dallo Stato membro. Quindi, se vogliamo, la certezza, in attesa di un approfondimento scientifico e favorendo sicuramente il dialogo tra diverse discipline, quindi un approccio multidisciplinare, la problematica è di natura prettamente amministrativa e giuridica. Questo è un dato certo. La Regione Puglia da un anno, proprio per affrontare il problema dal punto di vista di un approccio multidisciplinare, ha istituito una task force. Io, diciamo sempre chiaramente, come sa benissimo il professor Perrino, che è parte della task force, la task force è composta da esperti e tutti quanti, io mi occupo della segreteria, e tutti quanti svolgiamo un ruolo volontario. Non ci sono incarichi, non ci sono pagamenti, sono state diffuse varie voci, però posso confermarvi che è una gola molto aperta, che può anche arricchirsi di altre competenze, ma che viene svolta a livello volontario. Nella task force da un anno, non si è finita quattro volte, ma durante nell'intermezzo tra le riunioni ci sono stati continui scambi di informazioni, abbiamo il contributo di diverse discipline e forse quella che è più interessante in questa fase, che può dare delle risposte più immediate, è il contributo che ci stanno dando i ricercatori del settore giuridico dell'Università del Salerno. Dico questo perché l'approccio che deve avere la regione, la comunità, i comuni, è un approccio che deve fare i conti su quello che è la macchina amministrativa. Le prescrizioni arrivano direttamente dalla Commissione Europea, vengono recepite dallo Stato membro, che è l'unico interlocutore, vale a dire il governo, e devono essere eseguite a seconda delle evoluzioni della situazione. Ovviamente sono delle disposizioni che non convincono, anche perché a distanza di tre anni abbiamo avuto verifica empirica, concreta, che per fermare la diffusione non è necessario, non basta eradicare o espiantare, come sarebbe più opportuno dire, dei focolai, qualora individuati, ma meno che mai se si interviene nel raggio di 100 metri dalla pianta infetta. Però il dato è che queste prescrizioni sono ancora vigenti. Abbiamo la decisione d'esecuzione, abbiamo la ricetta, è stata recepita da un decreto ministeriale. La Regione Puglia in questo caso non ha competenza nel dialogare direttamente con l'Unione Europea, in quanto la Regione Puglia
la mancanza di volontà da parte del governo regionale a seguire la decisione istituzionale. Quindi è la disposizione dell'Unione Europea a presentare oggetti di costamente problemi anche dell'applicazione. Un altro dato che noi dobbiamo considerare riguarda la presenza che è stata riscontrata di un albero infetto a Ostuni. Ho letto tante cose sulla stampa, come avete letto tante cose sulla stampa, ma il problema fondamentale è che l'albero che è stato ritrovato era presente in una stazione di servizio che, per chi conosce bene la, il percorso da Salento verso il nord della Puglia, è continuamente trafficata e trattata ogni giorno da mezzi che provengono da Salento. Quindi è un dato oggettivo del rischio di spedimento passivo in sette vettori in questo battello e ogni anno. Voi immaginate quanti mezzi fermano in quella stazione di servizio, e quindi chiaramente non è una affermazione peregrina fatta da esperti, diversi esperti, perché lega la presenza di quel focolaio isolato nella stazione di servizio a quello che è il trasferimento del vettore, che non può essere controllato. Non voi immaginate che cosa si potrebbe fare per evitare un passaggio di insetti, di vettori infetti in un diciamo, traffico di treni, di automezzi che continuamente attraversano la Puglia. Praticamente sarebbe impossibile fermare ogni mezzo, ogni treno, come se ci fosse un checkpoint di Berlino e disinfestare preventivamente questo tipo di mezzi. Quindi, come vedete, dal punto di vista anche logico, la decisione di esecuzione ha dei punti di debolezza dal punto di vista della fattibilità. A questo si è aggiunto anche un altro elemento importante, e sono notizie della scorsa settimana che esiste un dibattito all'interno della Commissione che vede contrapposte l'impostazione della Direzione Generale Ambiente a quella della Direzione Generale Sanità. In sostanza, la Direzione Generale Ambiente, dopo sollecitazioni parlamentari, della parlamentare eurodeputata Rosa D'Amato, ha ammesso che questo tipo di interventi non possono essere eseguiti se non preceduti da una valutazione ambientale strategica, ovvero una valutazione che sostanzialmente debba considerare quali sono gli effetti. Quindi da questo punto di vista, ovviamente,